Qui siamo venuti, oh Clitemnestra, per onorare il tuo potere. È giusto onorare la sposa del re quando del re suo sposo il trono è deserto. Hai tu avuto buone novelle che fai i sacrifici o solamente ti affidi a buone speranze? Volentieri udirei, ma non mi adonto se taci. Messaggera lieta, dice il proverbio, è l'aurora che nasce da lieta notte. Gioia udirai anche maggiore della speranza. Della città di Priamo sono padroni gli argivi. Come dici? Non capisco. Tanto è quello che dici. Incredibile. Troia e degli Achei. Capisci ora? Pianto di gioia mi inonda il cuore. Lo vedo. I tuoi occhi scoprono il tuo cuore fedele. Sei certa? Hai prove sicure? Sicure? Non mi inganna un dio. Oh, forse ti illudono i fantasmi di sogno. Non sono donna da credere a parvenze di mente assonnata. Oh, forse ti esaltano voci che volano e cadono. Come fossi una bimba, tu mi schernisci? E quando, dimmi, la città fu presa? Ripeto, la stessa notte che generò questa aurora. E quale nunzio poté giungere così veloce da Ilio fin qui? Efesto fu che da Lida mandò il primo segnale luminoso, e una fiamma accendeva altra fiamma di là fino qui, come in una corsa di messaggi di fuoco. Trasmise Lida l'annunzio fin sulla vetta del monte Ermeo in Lemno. Poi dall'isola di Lemno la grande fiaccola l'accolse la cima del monte Athos, sacra a Zeus, e fu il terzo messaggio. Poi con un balzo, valicato il dorso del mare, torcia di pini, allegro impeto di viaggiante fuoco, il quarto messaggio di luce giunge alle vedette del monte Magisto, che non indugia, e la vampa del rogo, lungi scorrendosi i flutti dell'Euripo, reca il segnale ai guardiani del Messapio. Questi rispondono fuoco con fuoco e spingono oltre l'annunzio, accendendo un cumulo di erica secca. Acquista forza la fiamma, non perde splendore, varca di un lancio la valle del fiume Asopo, sembra un chiarore di luna, giunge sull'alto del Citerone. Quivi un altro messaggio di fuoco, pronta la guardia accoglie quel folgoreggiare lontano e accende un incendio che tocca le stelle. Irrompe questo di là, arriva sul monte Giplanto, qui incita le scolte perché all'appello del fuoco subito risponda un'altra risposta di fuoco. Accendono esse smisurato il rogo e sollevano così alte lingue di fiamma che il loro fiammeggiare oltrepassa la rupe che è sopra lo stretto Saronico. Ancora il fuoco si precipita avanti, raggiunge il gioco Aracneo, dove è la vedetta più prossima alla città, e finalmente la luce è qui, raggia sul tetto degli Atridi, luce che è l'ultima figlia generata dal fuoco dell'Ida. Questa fu la vicenda dei miei portatori di fuoco, che l'uno tolse dall'altro il segnale e nella corsa vincono insieme l'ultimo e il primo. Questa è la prova che io dico. Questo è il concordato segnale, questo l'annuncio che da Troia il mio sposo trasmise fino a me.